a tutti. Oggi abbiamo con OK Italia Parliamone ospite Bobo Craxi, con cui parleremo in occasione appunto della festività dei lavoratori oggi 1º maggio. Parliamo di quella che è la situazione attuale dell'occupazione del lavoro nel nostro paese. L'Istat, Craxi, pochi giorni fa ha diffuso i dati sugli occupati e disoccupati a marzo 2020, quindi i primi dati successivi al lockdown che ha bloccato letteralmente la produttività e l'economia del nostro paese. Questi dati, se li leggiamo senza fare troppa attenzione, sembrano dati positivi perché l'occupazione pare tenere, essendoci stata soltanto una flessione dello 0,1%. Però rendiamoci conto e diciamolo ai nostri ascoltatori che comunque tutti coloro che sono andati in cassa integrazione rientrano fra i soggetti ovviamente occupati. E poi c'è un altro dato molto, ma molto importante su cui dobbiamo riflettere. Pare essere aumentati di numeri veramente importanti coloro che non cercano occupazione. Soltanto nel mese di marzo questo dato è lievitato perché sono diventate 301.000 le unità, o meglio, le persone che hanno deciso di non mettersi alla ricerca attiva di lavoro perché sono completamente scoraggiate. È un fenomeno che è nato in altri paesi, che pare che stia prendendo piede anche in Italia. Bobo Craxi, oggi festa dei lavoratori. Quelle iniziative messe in campo con i vari decreti, partendo dal decreto Cura Italia per aiutare l'economia del paese, sapendo che da questa crisi economica non usciremo realmente nell'immediato, ma avremo anche ripercussioni a medio e lungo termine, si parla di 1 anno, 3 anni per poterci rimettere in carreggiata. Qual è la sua visione dell'attuale situazione economica del paese? Beh, intanto vi ringrazio per l'invito, ne approfitto anche per onorare anch'io la festa del lavoro, che sapete è una festa sindacale, politica, sociale, che è in vigore da oltre un secolo. E in Italia non si è festeggiato la festa del lavoro, o meglio, diciamo così. Non si sono fatte manifestazioni del 1º maggio soltanto durante il ventennio fascista. Il fascismo abrogò la festa del lavoro, la sostituì con il Natale di Roma del 28 aprile. E oggi, per la prima volta dal dopoguerra, sostanzialmente i sindacati, i partiti, le associazioni non hanno questa possibilità di festeggiare, onorare la festa del lavoro se non da remoto come tutti noi, e quindi io approfitto della vostra cortesia per farlo, per parlare appunto di lavoro. Ora, noi dobbiamo avere certamente, e tutti quanti hanno contezza del fatto che la pandemia è in questo momento, ha messo a soqquadro l'economia mondiale e determina delle condizioni talmente straordinarie da non poter fare delle valutazioni definitive, perché siamo effettivamente ancora nel pieno, parlo del mondo, nel pieno della sua espansione, e le contrazioni di carattere economico possono subire, diciamo, un improvviso stop qualora il virus scomparisse, si trovasse il vaccino, e quindi la media della improduttività dell'economia mondiale potrebbe anche limitarsi a qualche mese, che non significa che non abbia fatto danni non si debba riflettere, però un conto è una crisi prolungata e un conto è una crisi contenuta. È evidente che nel nostro caso, nel caso italiano e nel caso europeo, questa crisi si innesca su un'altra crisi preesistente, diciamo così. È una mega crisi quella che stiamo affrontando, per la quale non ci sono mega soluzioni, ma ci sono soluzioni compatibili con la situazione data. Lo dico in premessa, nel senso che chi pensa che sia possibile, diciamo così, cambiare tutto nel giro di qualche settimana è fuori dalla storia. Cambiare tutto, uscire dal sistema monetario di cui noi facciamo parte, uscire dall'unione politica di cui facciamo parte, uscire
processi, diciamo, di globalizzazione di cui comunque ancora paradossalmente non siamo parte, pur sapendo che purtroppo la pandemia ha effettivamente avuto una simmetria nel suo comportamento, ma le conseguenze non sono tutte simmetriche e uguali, cioè ha prodotto e in qualche caso ha accentuato le diseguaglianze e ha in qualche modo sollevato i problemi che già esistevano. La questione dell'occupazione. Se guardiamo i dati di disoccupazione americana in aumento, noi ci impressioniamo perché il sistema economico americano sbrigativamente ha messo sulla strada milioni di lavoratori. E noi dobbiamo, da un certo punto di vista, visto che a qualche paragone dobbiamo pure riferirci, dobbiamo essere abbastanza, non dico sollevati, ma certamente lieti del fatto che il nostro sistema di protezione sociale regge, almeno sul piano del diritto, poi vediamo nell'aspetto pratico se questo ha retto, sta reggendo o reggerà, parlo della cassa integrazione in deroga, e quindi però viviamo in un sistema sociale economico, parlo dell'Europa e dell'Italia, in cui sullo sfondo c'è la cura principale, quella del mantenimento della soddisfazione, diciamo, di diritti, di decenti diritti, diciamo, di lavoro, di occupazione. Questo sul piano, diciamo così, in linea teorica, in linea politica, ed è un grande risultato da questo punto di vista. Aggiungo che ho visto stamattina i dati del prodotto interno lordo, e cioè l'Italia, naturalmente in una classifica dove spiccano i meno e non i più, l'Italia decresce meno della Francia e della Spagna. Questo può essere naturalmente un dato che si riferisce al fatto che abbiamo incominciato prima, o abbiamo, diciamo così, abbiamo rallentato dopo la nostra produzione, quindi probabilmente c'è una coda che ancora ha retto, oppure viceversa c'è anche il fatto che un pezzo dell'economia nera ha alimentato l'economia bianca in questo periodo. Un aspetto, interrompo un attimo, grazie, perché il governo a più riprese sta ripetendo che non ci sarà perdita occupazionale a causa del coronavirus, ma di contro subito dopo si autosmentisce perché nel documento economico finanziario, nel DEF presentato, invece stima che quest'anno gli occupati caleranno del 2,1%. Questo significa, traducendolo per i nostri ascoltatori, che si perderanno quasi mezzo milione di posti di lavoro. Questa è la cosa su cui dovremmo veramente riflettere. Io sono assolutamente convinto che stiamo andando incontro ad una formidabile crisi. Nel breve, con dei riflessi, anche se non si mette mano, diciamo, anche alla situazione politica, anche con dei riflessi sociali pericolosi. C'è da dire che c'è una crisi orizzontale, nel senso che colpisce diverse classi sociali e diversi settori della società. E che non è che determina una condizione, diciamo, di sollievo, questo fatto che ci sia il mal comune, non esiste il mezzo gaudio. Naturalmente però alcuni economisti ci dicono, così ho letto e così non posso non pensare che possa essere così, primo, che vi possa essere, in particolare se non si sbagliano politiche, e quando dico non si sbagliano politiche economiche, si determina una nuova programmazione economica. Cioè, in una fusione di interessi e anche di cooperazione fra l'economia privata e quella pubblica, se c'è un piano di sviluppo e di rilancio decennale, questo aiuta e alimenta anche il reperimento delle risorse sul mercato finanziario. Apro una parentesi su questo punto, perché volevo dirlo, se no poi magari mi dimentico e non ve lo dico. Quando si parla, diciamo, di ricette, di come reperire i soldi, no? Perché poi il problema sta tutto qui. Dice, ma noi dove andiamo? Andiamo in Europa?
l'uno e l'altro. Cioè, la critica che viene fatta al nostro eventuale vincolo o strozzamento nel caso noi facessimo ricorso allo strumento del MES o, diciamo, una cosa o un sottotipo di MES che comunque ha degli obblighi, dei vincoli. Ma non è solo questa, diciamo, non deve essere solo questa la capacità e la nostra strada per coprire un fabbisogno che è largo. Cioè, sono compatibili sia le soluzioni, diciamo, Tremonti, per capirci, che poi non è nient'altro, adesso onestamente, non so quanti ci ascoltano, non è nient'altro quello che fece la Germania post-bellica. Post-bellica della Prima Guerra Mondiale. Sì. Adesso nessuno lo vuole dire, ma la ricetta di Giulio Tremonti, del nostro amico Tremonti, grosso modo è la ricetta del Partito Nazionalsocialista degli anni 30, cioè l'indebitamento con se stessi, che è una forma di dare oro alla patria, però che è compatibile se esiste contemporaneamente, se esistono altri strumenti che noi utilizziamo e muoviamo sul mercato internazionale per reperire le risorse che sono necessarie. Sto parlando non del fabbisogno emergenziale oggi, che è sanitario, cassi integrati, piccole e medie imprese, commercio. Sto parlando del piano eventuale di ricostruzione. È così. Che ha bisogno, certamente, di una coesione politica maggiore, cioè di una forza politica, quando dico forza politica dico di un allentamento, un affievolimento della polemica politica, perché insomma qualsiasi paese che deve uscire da una grande crisi ha bisogno di una coesione sociale, se no tutto si polverizza, e questo è un problema, se vuole ne discutiamo dopo. Ma dal punto di vista economico è necessario sviluppare in diverse direzioni, secondo, diciamo, la richiesta di risorse, e fare una programmazione a lungo termine, in un mix pubblico-privato, di ripresa naturalmente del settore pubblico, delle costruzioni, e poi apriremo una parentesi su questo, dei lavori pubblici, eccetera, e sviluppare, naturalmente, aiutare, promuovere. Ora, qual è il punto? Lei magari è anche più dentro di me rispetto a queste questioni. Qual è il punto? Noi non siamo ancora in condizioni di sapere quali sono i settori industriali che hanno ricevuto maggiore danno dalla pandemia, e non sappiamo quali sono i settori economici industriali che sono in condizione di rilanciarsi effettivamente per la pandemia. Facciamo un esempio pratico. Noi possiamo anche dare al turismo, diciamo, un'iniezione economica, ma se non riusciremo a ricevere, se la nostra capacità ricettiva sarà sostanzialmente nulla, noi possiamo anche sostenere un settore in crisi, ma quel sostegno non è e non rappresenta una leva di rilancio. Sicuramente lei lo ha detto prima, però forse una delle immediate iniziative da mettere in campo potrebbe essere quella di far ripartire le grandi opere pubbliche, perché sicuramente è qualcosa che poi comunque può anche servire poi un domani per rendere il nostro paese anche più competitivo. Come spesso succede, le grandi opere pubbliche che ripartono significa comunque occupazione e lavoro. Sì, non ci sono, diciamo, ricette uniche. Cioè, noi vediamo, per esempio, facciamo un esempio di quello che già sta succedendo negli Stati Uniti oggi, in queste ore, in queste settimane. E ci sono i grandi gruppi di distribuzione, dei grandi centri commerciali che sono entrati in crisi e licenziano, vendono, chiudono, dismettono. Cioè, una delle grandi intuizioni della globalizzazione e una delle grandi, diciamo, realizzazioni concettuali, no, dell'economia, che è stata il commercio, che è stata quella della concentrazione dentro un unico spazio di tanti. Oggi con la pandemia diventa, invece di essere un plus, diventa un minus, no? Perché uno non entra, dice no, io non vado lì perché sennò mi prendo l'epidemia, e quindi preferisco andare nel negozio di prossimità.
Questo tipo di riflessione che l'ho fatto sul commercio vale su tanti altri settori. Noi non siamo ancora in condizioni, possiamo immaginare, e chi immagina per prima certamente vince, non siamo ancora in condizione di capire fino a che punto e in quale direzione si rimodula un sistema economico. Non sto parlando naturalmente dell'industria pesante che ha bisogno appunto di altri fattori. L'industria pesante intesa come l'acciaio, come lavorazione del ferro, la costruzione di barche, la costruzione di palazzi, insomma tutto questo ha bisogno invece di un rilancio. Il sistema economico, l'investimento dello Stato nei lavori pubblici, come vedete durante la pandemia è accaduta anche una cosa, perché spesso diciamo ci sono anche dei fatti positivi, no? Avete visto che c'è stata l'ultima posa del pezzo del ponte di Genova, che drammaticamente crollò qualche anno fa. E che cosa ha dimostrato questa vicenda del ponte di Genova? Non parlo, diciamo, della tragedia, ma parlo di quello che è avvenuto dopo, del fatto positivo. Genericamente, primo, che gli italiani non è che siano diversi dal resto del mondo, che quando fanno delle cose le fanno esattamente come in Cina, come in Stati Uniti, come in Francia, come in Spagna. Diciamo, Ricordiamo che hanno lavorato 24 ore al giorno per riuscire. Siamo noi, adesso ci arrivo, perché due punti volevo toccare. Sì, intanto voglio dire, no, siccome noi parliamo spesso male di noi stessi, insomma, a volte ci dobbiamo anche ricordare che non è che gli italiani siano proprio dei cretini. Scusa, è andata via. Perfetto. Che purtroppo però quell'operazione è stata fatta attraverso una serie di normative in deroga. L'elemento commissariale è stato fondamentale. Se avessero dovuto seguire tutte le procedure, diciamo, che sono dettate dal codice degli appalti, chiaramente avrebbero perso un certo numero di tempo. Forse non avremmo ancora iniziato realmente a lavorare. Questo è primo. Quindi effettivamente c'è un problema di deregulation, chiamiamola così, e non è detto in assoluto che quel tipo di deregulation, codificazione del sistema che è stato adottato nel sistema delle imprese di costruzioni, abbia effettivamente allontanato il rischio della corruzione e quant'altro. Semmai ha esaltato il massimo ribasso, che è stato, diciamo, una delle caratteristiche principali per il ritorno di sistemi, diciamo, di sistemi industriali, empresariali non del tutto a norma, per dirla così. Secondo, hanno lavorato anche durante la pandemia. Cosa è successo durante la pandemia? Loro hanno lavorato, siccome però, diciamo, il ponte dovevano portare dei pezzi e i pezzi venivano portati attraverso montacarichi. Il montacarichi non poteva tenere più di 6-7 maestranze, e quindi erano costretti a fare più giri, diciamo, del montacarichi per raddoppiare la loro potenzialità. Esatto, hanno dovuto aumentare il numero dei turni. Aumentando il numero dei turni hanno aumentato l'occupazione. Quindi è successo un effetto paradosso, cioè non si è ridotto a causa delle pandemie il numero degli occupati, ma lo si è alimentato. Ora, come nelle grandi crisi delle grandi imprese, delle grandi industrie, e lì è una riflessione che dovranno fare i sindacati, non è detto che il modello Schröder, quello che riuscì a salvare, se non sbaglio, la Mercedes o la BMW, non mi ricordo quale delle grandi industrie automobilistiche tedesche andò in crisi, il patto col sindacato sostanzialmente fu un patto scommessa, come per esempio anche è accaduto con meno impatto sindacale nella riscossa della compagnia aerea americana, che quella che cadde dopo il 2001, si chiamava, si ricorda la compagnia aerea? Sì, mi sfugge il nome in questo momento. L'aereo che entrò dentro le Torri Gemelle era l'American Airlines, eccetera, e naturalmente crollò. Insomma, no? Perché chi prende un aereo che va a sbattere contro il grattacieli?
La scommessa è sempre la stessa, cioè se a fronte di una, è una dottrina questa, diciamo, di un fronte di una rimessa, diciamo, salariale di un periodo, esiste poi dopo il comparto degli utili. Cioè io insieme a te faccio il sacrificio, però, posto che però il rilancio della nostra azienda determina a me la condizione che io subito avrò un premio di questo salvataggio. E sono, diciamo così, sono tutte metodologie che vanno adottate. Adesso non so dirle se codificate. Certo, dobbiamo, sul piano creativo, sindacale, economico, dobbiamo sviluppare tutto ciò che è necessario sviluppare. Non pensare che il mondo sia esattamente come prima, ma la stessa cosa la devono pensare naturalmente gli imprenditori, che hanno una leva facile, quella della, di far uscire dal circuito occupazionale i lavoratori, però è una leva, onestamente, non soltanto è antisociale, ma che determina anche condizioni insopportabili, perché è evidente che tutto hanno i lavoratori, tranne la colpa del fatto che ci sia stata un'epidemia, insomma, no? Una pandemia, e quindi bisogna proteggere il lavoro e trovare altre forme per evitare appunto il collasso. Su quello che dicevamo prima, io penso che tutti oramai siano d'accordo e abbiano ben recepito il fatto che quando torneremo alla normalità, torneremo a una nuova normalità, perché comunque ci saranno delle nuove regole, dei nuovi modelli organizzativi anche per il mondo del lavoro. Abbiamo visto in questa fase quello che viene definito smart working, anche se questo più che smart working è un house working, perché voglio dire non è realmente il risponde ai criteri dello smart working, ma comunque ci si abituerà, anche perché nella riapertura c'è la obbligatorietà di garantire il distanziamento sociale e allo stesso tempo anche la protezione individuale dei lavoratori. È chiaro che in tante realtà non ci sarà la possibilità di garantire spazi idonei per far lavorare tutti contemporaneamente nello stesso momento. Quindi si dovrà riorganizzare anche l'approccio al lavoro. I sindacati avranno un ruolo molto importante, dovranno cercare anche di rivisitare le proprie convinzioni per potersi adattare a un nuovo modello organizzativo di lavoro che sarà l'unico possibile, perché ecco, siamo in mano ai virologi e agli scienziati, ma tutti ci dicono che usciremo forse, e dico forse, da questo rischio epidemia del Covid, che l'anno prossimo sarà Covid-20 e poi Covid-21, ma non prima della primavera del 2021. Quindi anche nella ripresa bisognerà sicuramente garantire, penso a grandi gruppi industriali, pensiamo a una società diciamo dello Stato, pensiamo al gruppo Ferrovie, se soltanto ragioniamo sulla sede principale che hanno via della Croce Rossa a Roma, beh, in ogni stanza di quegli uffici ci sono 3-4 unità lavorative, è impensabile che possano essere ritornare tutte quante insieme, quindi dovrà ragionare anche su un discorso di turnazione, come anche si parla per le scuole, è giusto o no? Sì. Beh, è evidente che il problema della riorganizzazione in tempi di epidemia è fondamentale. È stato fatto un po' tardi, naturalmente, tutto questo ragionamento, pensando che la cosa potesse esaurirsi in un giro di qualche settimana. C'è una certa... Io sono soltanto preoccupato dell'abuso che potrebbe essere fatto della, diciamo, della normativa. C'è e va applicato sempre una norma non scritta, che è quella del buon senso. Questo sì. Che mi pare che in alcuni casi, diciamo, che ho visto, insomma, tendiamoci episodici, qua e là questa norma del buon senso non sempre è stata occupata, c'è sempre un impulso autoritario che spinge oltre le forze dell'ordine. Ho visto bagnanti inseguiti sulle spiagge, preti messi alla gogna perché servivano me, insomma, tutta una serie di cose un po' che francamente non lasci dire un po' ridicole, no? Siamo un grande paese, 60 milioni di abitanti, insomma, non potete pensare. Io ritengo poi alla fine che poi lei vive in un piccolo vicino a piccoli centri, insomma nei piccoli centri si è mantenuta una certa sobrietà, non è atteggiamenti nei rapporti sociali, quindi onestamente, e poi diciamo la verità, siamo esseri umani, quindi non tutto ciò che è codificato risponde poi all'impulso e al bisogno, che è un bisogno naturale. Tornando alla questione economica, volevo prima
si faceva riferimento, anzi lei stessa adesso ha fatto riferimento a quanto durerà, un anno, due anni. Gli economisti dicono che ci possa essere un rimbalzo dell'economia, quindi in realtà il sacrificio che può essere in qualche modo fatto oggi non è detto che non abbia poi alla fine un determini poi un utile. Ora, naturalmente sono le scommesse, cioè la scommessa dell'imprenditore. Allora, l'imprenditore che pensa che sia possibile che Pantalone paghi i suoi debiti, naturalmente si metterà in una condizione di poter, diciamo, di affrontare questa crisi sperando che lo Stato, le banche, eccetera, tamponino questa emergenza. L'imprenditore che intuisce che il suo mondo potrebbe avere un colpo definitivo, no? Se svolge determinati servizi, lo smart working ha in qualche modo ha superato, è evidente che sarà il primo a capire che la sua impresa, la sua industria non riuscirà a reggere il colpo, diciamo, della crisi. C'è da dire questo, che a parte l'effetto rimbalzo, è che l'Italia subì del dopoguerra subì una stessa sorte, cioè il prodotto interno lordo italiano del 1945 ritornò a essere quello del 1919, cioè 30 anni prima. Italia diversa, Italia non industrializzata, Italia comunque, però fece un salto all'indietro, insomma, di 30 anni. Dopo due anni il prodotto interno lordo italiano, quindi non ancora nel boom economico, salì e ritornò alle cifre degli anni 40. Questo lo voglio dire non soltanto perché vale per quello che vale, naturalmente, diciamo, no? un ragionamento di questo tipo. Però è vero anche che esistono degli effetti che possono essere molto, molto virtuosi in una situazione come questa. Cioè, quello che valuto è che il tipo, il carattere delle imprese italiane, la propensione internazionale è molto più accentuata che in altri paesi europei. E paradossalmente è la ragione per la quale siamo uno dei paesi più sotto i fari e dove si alimenta spesso, diciamo, no? Vengono esaltati i nostri difetti per evitare di, diciamo, di elevare i nostri pregi, no? Sì. E quindi però, come tutte le cose, hanno bisogno di una guida. La tendenza, naturalmente, conoscendo poi quello che è successo e qual è la tendenza, è quella di tralasciare l'aspetto pubblico, cioè dire vabbè, ma le cose vanno bene nonostante la politica, no? Anzi, la politica è un freno allo sviluppo dell'economia. Anzi, la politica, non solo per l'eccessivo statalismo, ma la sua confusione o la voglia di mettere il naso dovunque, ha determinato un freno all'economia. È una cosa vecchia, insomma. Cioè, oggi però, se lei guarda bene, è veramente necessario avere più politica. No, non dico più presenza dello Stato, più stato onnivoro, più, no, sto dicendo una politica, una programmazione, una capacità di guardare oltre. E per esempio, concludo, che l'Italia non è tutta uguale, cioè purtroppo adesso il nord prodotti piccolo medio produttivo ha già ripreso, il Veneto. Bene. non è un caso perché il Veneto è quello che diciamo non gli interessano le ubbie, non hanno ubbie sovraniste. Il Veneto parla con la Baviera, sì. Non parla con Roma, non è che non parla, nel senso non si interfaccia. Allora, è così come altre condizioni. I nostri porti sono degli hub del Mediterraneo, hanno bisogno, diciamo, dell'espansione europea e mediterranea, e quindi tutta questa ridicola introiezione autarchica, non solo sul piano politico, è una scempiaggine. Il patriottismo in questo momento, per salvare la patria, dobbiamo essere più internazionali, è esattamente il contrario. È giusto.
Grazie. In chiusura, perché abbiamo passato questa piacevole mezz'oretta di chiacchierata, lei ha parlato della politica, la politica deve tornare ad avere il suo ruolo. Una domanda spot immediata che le faccio. In tanti accusano proprio la politica di aver abdicato il proprio ruolo alla scienza in maniera eccessiva, tant'è che non si prende alcun tipo di decisione, di questo viene anche criticato il governo, se non gli scienziati di Rossi, che ormai sono diventati anche molti di loro delle star televisive, li vediamo in tutte le trasmissioni, stanno facendo. Mi ricorda un pochino il periodo degli primi anni 90, in cui la politica in quella fase anche aveva forse abdicato a un altro corpo, che era quello della magistratura. La politica deve tornare realmente da subito a fare la politica, nel senso che, come diceva, programmazione, serve una forza reale di tutti i partiti per cercare di trovare soluzioni, e quelle attuali sono soluzioni valide? Mi risponda brevemente però su tutti questi quattro punti che le ho messo in tavolo. Ma guarda, la pandemia comunque, non per l'Italia, ma per il mondo, determina inevitabilmente, scaturisce che cosa? La necessità di riorganizzare il sistema delle decisioni, che devono tener conto di anche di altre autorità. E quindi non lo metto sullo stesso piano, ma non ne può esistere un elemento prevalente, diciamo, di decisione in un sistema mondo dove sempre di più la questione dell'ambiente, la questione della sanità e della salute diventano questioni principali. Come integrare queste capacità decisionali? Non lo so, perché noi stessi abbiamo una Costituzione, abbiamo delle authority, no? Abbiamo diverse authority sull'informazione, sulla privacy, che sono autorità che hanno, appunto, lo dice la parola stessa, una capacità, potere decisionale enorme, ma sono fuori dalla Costituzione. Quindi vale per l'Italia, come in Europa, per il mondo, il problema della ricerca di come integrare queste nuove leve di comando e decisionale, per evitare, appunto, che l'espertocrazia, come qualcuno la chiama, sovrasti la democrazia. Ma il problema non c'è un conflitto di competenza, nel senso che, vuoi o non vuoi, quanto sia, diciamo, letale il virus non può stabilirlo il ministro dei trasporti, neanche il ministro della sanità, no? E quindi c'è un problema di determinare delle condizioni, naturalmente virtuose, non sto parlando in astratto, sto parlando di come abbiamo capito che il mondo, il sistema mondo e il sistema politico nel mondo democratico che sia, ha bisogno, diciamo così, di far entrare, di interagire altre autorità. E quindi è un problema che andrà assolutamente, assolutamente sviscerato. È chiaro che un virologo non lo possiamo eleggere, no? Non è che possiamo fare, anche se qualcuno ha le sue preferenze, però non possiamo neanche pensare di fare finta che siamo entrati in una situazione per la quale la politica è in grado di decidere di tutto, su tutti, e questo non è possibile. Lo dico da politico, insomma, da uno che ha fatto politica, che, come sapete, ha vissuto in una famiglia politica, che sente il primato della politica, però guarda anche le cose, appunto, da politico. Questo però non può diventare, come è diventato nelle ultime settimane, un alibi per non decidere. Ecco, diciamo così. Ecco, questo è l'aspetto teorico. L'aspetto pratico non può e non si può dire, ma quelli mi dicono che, quelli ti dicono che, ma tu devi decidere, diciamo, sentendo il parere degli esperti, provando, anche rischiando. Tanto la partita non è win-win, è lose-lose. Vero. Perché noi abbiamo un problema dei morti e della miseria, e l'alternativa è tra la salute e il lavoro, che sono drammaticamente diventati, non perché non siano
entrambi valori elevati, ma sono diventati antinomici, e questa è una cosa che più mi dispiace e che oggi purtroppo il 1° maggio dobbiamo sottolineare. Grazie mille, grazie Craxi, per la sua chiara esposizione, ci ha aiutato a fare chiarezza ed è stata anche una bella chiacchierata sulla panoramica generale di quello che stiamo affrontando in questo momento. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, arrivederci. Grazie a voi.